Salve gente, quarto episodio della serie Conquisti Killer Assassini. Siamo di nuovo qui comunque con la base, nella base del nostro amico. Stiamo attendendo ora, ecco, qualcosa da fare, perché siamo arrivati qui, dopo un po' di fatica, abbiamo controllato qui fuori e c'è la base effettivamente dei Conquisti Killer, amici. La possiamo vedere anche qui in questa mappa e ora penso che dovremo fare assolutamente qualcos'altro insieme al nostro nuovo amico, appena sarà pronto. Ci siamo uniti a questa sua missione, quindi. E ci sta anche dicendo qualcosa per ora. Credo che abbiamo atteso abbastanza, ok? Quindi possiamo fare qualcos'altro adesso. Ok, siamo sicuramente d'accordo. Dobbiamo andare avanti, siamo qui per questo. Aiutiamolo, arriviamo fino in fondo. Ti senti pronto ad entrare nella loro base? Assolutamente sì, siamo qui per questo, ovviamente. Quindi possiamo andare. E sta tenendo in mano qualcosa di abbastanza familiare, quella TNT. Ho un piano ben preciso. Ok, mi sa che vuole fare qualcosa con la TNT. Non lo so, ma ho questo... ho questa sensazione, non so se anche voi avete la stessa sensazione, giusto? Molto bene, seguimi, andiamo con lui, dai. E ok, eccoci qui fuori allora, là in fondo si vede la base dei nemici, ci saranno sicuramente diversi killer là dentro, l'abbiamo già, ecco, visto qualcuno. Per vedere utilizziamo solo torce rosse, fanno meno luce, ma sufficiente per noi. Ok, ci dovremmo avvicinare alla base silenziosamente e senza... farci vedere, quindi purtroppo non possiamo usare queste torce normali, ma utilizzeremo questa che ci ha appena dato lui. Sì, mi stavo chiedendo, ma abbiamo torce di redstone? No, per fortuna però ne ha data una anche a noi. Sì, mossa intelligente effettivamente, quindi utilizzeremo questa per poter vedere qui al buio, perché non so voi, ma io non vedo praticamente nulla qui. Io ora vado, segui la bussola di nuovo, non sarà facile. Va bene, proveremo a seguire di nuovo la bussola e raggiungere lui. Vediamo, perché lui è già partito, mio Dio. Ok, andiamo anche noi allora, andiamo anche noi. Siamo attenti, seguiamo la bussola che si è aggiornata infatti. Senza farci vedere ovviamente, perché se ci facciamo vedere potrebbe essere un bel problema, giusto? Direi proprio di sì. Seguiamo la bussola, dai. Andiamo di qua. Sembrerebbe esserci anche della lava là. Facciamo attenzione, eh. Non finiamo da qualche parte. Dove è meglio non camminare? Guarda, comunque ci sono. Guarda là nelle torri. Ci sono dei killer là. Stiamo andando avanti. Non so dove dobbiamo finire, però seguiamo la bussola come ci ha detto, eh. Non facciamoci troppe domande. Facciamo solo quello che ci ha detto. Ok, vedo che c'è una luce qui. Forse siamo arrivati. La bussola indica proprio questa direzione. Siamo andati a destra della base. Attenzione, perché guardate là. Li vedete giusto là in fondo, nelle torri? Penso proprio di sì. Ok, c'è una torcia. E c'è anche il nostro amico. Siamo nel posto giusto, perfetto. E siamo appunto un pochino più vicino alla base. Però attenzione, vedete? Stanno guardando anche di qui. Tutto bene? Direi di sì, per ora tutto bene, ci abbiamo fatta. È un piccolo nascondiglio qui nell'oscurità, come vedete. Rigeneriamo anche, perché se dobbiamo correre è meglio avere, ecco, tutta quanta la barra piena. Come hai capito, ci avviciniamo alla base di nascosto, sfruttando questi ripari. Sì, sì, l'abbiamo capito, eh. E ora immagino che dobbiamo andare ancora verso la base di là, eh. Dall'altra parte della base c'è un varco ed è vicino ad una collina. Da lì riusciremo ad entrare senza essere visti. Obiettivo? Andare dall'altra parte della base per entrare nella base, appunto. Attenzione. Ci dovremo avvicinare sfruttando questi ripari, in poche parole. Non sarà facilissimo. Allora, facciamo una cosa. Intanto togliamo queste torce perché le utilizziamo per sbaglio, ecco, avete capito. Potremo essere chiaramente visti. Mi sa che dobbiamo andare di là, eh. Credo di aver indovinato. Ora andremo là, dove ci sono quelle torce. Sì, sì, esatto, dobbiamo andare là ora. Va bene, così ci avvicineremo ancora di più alla loro base. Guardate, poi la distanza non è poi così elevata, eh. Siamo praticamente quasi dal lato opposto
rispetto al quale siamo arrivati inizialmente. Non tenere in mano nulla ora. Siamo troppo vicini e in questo tratto siamo scoperti, è vero, qui siamo nel deserto, non c'è nessun riparo, dovremo correre di là. Va bene, dai, facciamo come farà lui. Andiamo, dai. Andiamo, andiamo, lui è appena arrivato di là. Andiamo in velocemente, ovviamente. E ci siamo, ecco. Sì, l'oscurità potrebbe anche aiutare noi. Sì, sicuramente questi killer vedranno qualcosa rispetto a noi nel buio, con quegli occhi strani, Però, voglio dire, a questa distanza, forse ce l'abbiamo fatta, Forse ce l'abbiamo fatta. Ok. E adesso che si fa? Si prosegue di qua, immagino. Iniziamo ad essere molto vicini, L'abbiamo capito, L'abbiamo capito questo. Iniziamo ad essere molto vicini alla base. Vediamo di qua, che sta venendo anche lui di qui. Fa tutto deserto comunque. Anche là c'è un passaggio, attenzione, perché se ci serve potremo anche andare di là. Dai, possiamo farcela. E ce la possiamo fare, dai, ce la possiamo fare. Vediamo un attimo da qui sopra. Da qui si vede molto molto bene, Guardate, si riesce a vedere molto bene da qui. Sono le torri che osservano, non dovrebbero sospettare nulla per ora, infatti. Non dovrebbero averci visti, non dovrebbero assolutamente averci visti. E di conseguenza non sospettano nulla. Stiamo attenti, Andiamo avanti. Ok, di qua. Dobbiamo entrare nella grotta. Ah, ok, di qui quindi. Sì, comunque siamo sempre più vicini, guardate, sempre più vicini. Siamo ancora più vicini rispetto a prima. E andiamo nella grotta, dai. Questa tra l'altro va proprio dritta verso la base. Andiamo. Ok. Guarda dove siamo. Oh mio Dio, quella è la base, sì, quella è la loro base. Siamo sempre veramente più vicini, Sempre più vicini. Guardate, Sì, sì. Ultra vicini siamo ora. Ora andremo sotto la base. Sempre nelle grotte. Ce ne sono molte qui. Ok. Andremo ancora più vicini alla loro base, passando dalle grotte. Va bene. D'accordo. E una grotta è crollata, aprendo un varco. Quindi potremmo sfruttare una grotta che è crollata per entrare nella loro base, all'interno delle mura, senza essere visti. Non mi sembra affatto male questa cosa, Assolutamente no, Attenzione, restiamo vicini alle pareti qui. Ci seguiamo quello che fa lui, perché, come vedete, siamo molto vicini e potrebbero vederci se facciamo qualche errore. Andiamo, andiamo, corriamo anche noi, Ok, di qua. Siamo praticamente dentro, sì, guarda, siamo dentro, oh mio Dio. Siamo dentro la loro base. Le mura sono lì. Abbiamo attraversato le mura grazie a questa caverna che è crollata a causa della sabbia. Sento anche un fuoco qui vicino, Attenzione, dobbiamo trovare un luogo sicuro là dentro. Eh sì, per nascondersi e poi studiare un attimo la situazione. E poi agire di nuovo, in poche parole. D'accordo, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. Ti seguiamo, Ti seguiamo. Da quello che ho visto, dovrebbe esserci una loro casa vuota. Dobbiamo trovarla, quindi, e nasconderci là, per studiare la situazione, come abbiamo ipotizzato, e poi agire, passare all'obiettivo successivo. Proveremo ad andare proprio lì, dai, ok, d'accordo. Facciamo, dai, non rimaniamo indietro perché potrebbe essere un po' pericoloso rimanere indietro qui, Si potrebbero chiaramente vedere. Andiamo, andiamo. Attenzione, 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 attenzione. Queste case sono abitate però, Ce n'è una vuota, ma queste case sono abitate. No. Ci siamo? Più o meno. Più o meno. Poteva avvertirci della pericolosità però, Ora dobbiamo attendere. Non facciamoci vedere, Non facciamoci vedere.
Restiamo qui, fermi immobili. Sembrerebbe essere l'ultima casa a questo lato. Però avete visto l'altra parte della finestra? Anche questi dovrebbero uscire dalla base per cacciare. Ne resteranno pochi qui dentro. Riusciremo a fare una cosa, forse. Anche questi qui, questi killer all'interno di queste casette, usciranno per la caccia notturna. E di conseguenza, la base sarà ancora più vuota e potremo agire. Va bene. Non ci credo, guarda là. Cosa ha visto? Oh mio Dio, c'è qualcosa là. Che cavolo è quello? È un altro killer gigante? Sembrerebbe sì, oh mio Dio. Oh mio Dio, che cavolo è quello? Potrebbe essere lui al comando di questi esseri. Oddio, assolutamente, guardate, c'è un super killer là gigante. Ok, sì sì, potrebbe essere, potrebbe essere. Da quello è meglio non farsi proprio vedere. Oh mio Dio, stanno uscendo. Stanno uscendo tutti. O quasi. Ah, però. Sì, sì, alcuni su di loro sono usciti. Molti, anzi, ormai tutti. Tutti sono usciti. Attenzione, tra poco dovrebbero uscire. Avremo l'occasione. Eh sì, sono già usciti tutti quanti dalle loro case. Oh mio Dio. Esattamente. Come aveva previsto. La base sarà quasi vuota. Anche questi ultimi killer sono usciti dalla loro casa e saranno ora fuori da qualche parte per cacciare. Ecco, possiamo andare. Ah, ecco dove sono andati tutti. Sono andati verso l'uscita. Ecco perché non li vedevamo qui. Sì, sì, possiamo andare. Tutti quanti sono usciti. Rimangono solo quelli, ecco, nelle torri. E quello cattivo là sopra. In poche parole. Quindi qualcuno ancora c'è, però qui dentro veramente pochi. Vieni, non abbiamo tempo. Ok. Passiamo alla fase successiva in fretta ora. Perché come vedete, è il momento ora per agire. Oh mio Dio, quello però mi preoccupa, Qui dentro non ci sarà nessuno ora, a parte quello là. Incontriamoci alla casa di prima se la situazione peggiora. Io torno subito. A presto. Immagino che dovrà fare qualcosa con la TNT. Giusto? Immagino proprio di sì. Siamo attenti, attendiamo qui allora. Attendiamo qui. Che cavolo di rumore è stato? Boh, non lo so. Sono andato in qualche altra grotta qui, o qualche, magari, stanza sotterranea. Qualche tunnel segreto sotterraneo, per poi, ovviamente, piazzare la TNT. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cavolo è quello? Ok, quello sembra essere parecchio pericoloso. Guarda che armi ha. Oh cavolo. Non lo è affatto. E si è anche spostato. No. Non dite... Non, no, non dite... È uscito dalla base? È uscito dalla base? Eh beh, non c'è nessuno qui fuori ora. Potrebbe essere lui che deve controllare questa parte interna, se non c'è nessun killer qui che sorveglia. Potrebbe essere. Il problema è che non vedo nulla qui. Oh mio Dio. Spero che lo sappia il nostro amico, eh? Spero proprio di sì. Perché qui non lo vedo effettivamente. O forse sì, è quello là. È quello, mi sembra. Sì, sì, dall'altra parte. Dove stavamo andando noi. Questa cosa non è che mi piace molto. E guarda, qua ci sono le varie casette. Ogni casetta ha qualcosa di diverso all'interno. Spero che il nostro amico sappia di quello che è successo, E c'è quell'essere in libertà. Nascondiamoci qui. C'è anche un piano di sopra.
Non si mette bene, non si mette bene. Direi che comunque per questo episodio è tutto. Potremmo tentare di entrare nella sua stanza principale, lì, visto che è uscito. Oppure attendere il nostro amico. Ditemelo nei commenti. Voi deciderete, ecco, il destino di questa serie. Detto questo, ci vediamo questa sera in live o comunque nei prossimi giorni, altri video. Alla prossima. Ciao.